Buon pomeriggio, ben ritrovati. Siamo pronti a partire con Qui Studio a voi, J Stadium. Accanto a me per questa prima parte, i temi sono molto importanti, non solo il pre-partita, ma chi ci sta seguendo su Twitter ha visto già che parleremo anche di questo importante riconoscimento a Gigi Buffon, ma anche stuzzicherò gli ospiti sulla vicenda Berardi. Ospiti che sono Franco Lionetti, ben Ciao ritrovato. Carlo, un saluto ovviamente all'ospite e un abbraccione a tutto il popolo bianconero. E conosciamo Luigi Abate, giornalista in rappresentanza della Puglia, da Rappresentanza Taranto. della Puglia da Taranto, sono un giornalista freelance, conduttore del format televisivo Polifemo. Mi occupo in generale di politica, di ambiente, ma la mia grandissima passione è quella del calcio e ovviamente della nostra Juventus. Colgo l'occasione perché faccio parte dello Juve Club Lizzano, un comune della provincia di Taranto, e volevo omaggiare la redazione con questa maglia, ricordo che Molto sto bella, qui complimenti. esponendo, ecco, Lizzano Bianconera, lo Juve Club Lizzano, e porto i saluti di questo club che fa 1400 km da Taranto a Torino e viceversa, per amore dei colori E quindi bianconeri. Luigi è qui con noi oggi E proprio quindi, perché ecco, chapeau, in perché occasione della 1400 partita. chilometri per tutte le Tutte. partite, E davvero, poi complimenti, colgo sentiti. l'occasione anche per dire che presto noi abbiamo lo Juve Club Lizzano, Bianconera con Antonio Marzo, presidente, Cristian Marzo, vice. Ci sono altri comuni della Puglia, Salice Salentino, Bianconera, c'è Altamura. Quindi Fabio Lamberti, Francesco Venturo, Peppe Cordella di. Luigi, quanti sono i club? Avete un'idea? Avete un po' fatto un In censimento dei club Puglia siamo pugliesi? oltre forse una cinquantina, una sessantina. Dicevo Peppe Cordella di Copertino, faremo un grosso così raduno, una grande manifestazione con questi club e vorremmo avere una rappresentanza di Top Planet a così celebrare, a fare da padrini e madrini, padrini tra virgolette, e madrine di questa iniziativa. Luigi, ci organizzeremo e sicuramente Sarete noi ospiti in Puglia. lo Che bello. documenteremo. Grazie Grazie per per questo invito. l'invito. Tra l'altro sono Questo è di tanti. nuovo il nostro piccolo Falla omaggio. vedere mentre io saluto la Ecco. Puglia. Lo faccio quando ci chiamano, insomma, dalla Sicilia, da tantissime altre regioni. Oggi allora un saluto particolare lo facciamo alla Feudi Puglia. bianconeri, Abbiamo Carlo, un grande perché ci sono veramente moltissimo. tantissimi Abbiamo un club. grande presidente, Antonio Marzo, 65 anni. Ma una vitalità, una forza enorme, esplosiva. E anche lui fa i 1400 Fai 1400 e scappa 1400 km. come un La fulmine. Juve mantiene giovanissimi. La È realtà è l'elisir questa. di lunga giovinezza. Assolutamente sì. Entriamo subito nel vivo. Andiamo poi a risentire una dichiarazione tratta dalla conferenza stampa di ieri di Massimiliano Allegri, perché il Sassuolo è una squadra ostica, l'ha detto Massimiliano Allegri. L'anno scorso, proprio dopo la sfida col Sassuolo, è partita, no? La rincorsa bianconera, è stata un po' la partita della svolta. Franco, snoccialaci subito come sai fare tu due numeri da tenere presente, Troppo buona, caro. No, perché in questa sfida delle 18. credo che ci siano delle riflessioni e dei dati ovviamente da estrapolare. Lo hai detto tu, poi sentiremo Max Allegri. Il Sassuolo è una squadra difficile da affrontare, nonostante le assenze di questa sera mancherà Mimmo Berardi, mancherà anche De Frel, però Eusebio Di Francesco è un allenatore che sa far giocare bene le proprie squadre, sono squadre organizzate, è capace di rendere la vita dura alle big e il percorso del Sassuolo negli ultimi 3 anni lo testimonia. La partita di questa sera è molto importante, poi andremo sicuramente sulle novità di formazione, lo diciamo subito, sarà un 3-5-2, giustamente Max Allegri non cambia quello che è il modulo iniziale, per di più dopo la sosta delle nazionali ci sarà qualche cambiamento perché per esempio Dani Alves e Cuadrado sono arrivati veramente poche ore fa, analizzeremo la situazione dopo, però ci tenevo a dire innanzitutto questo sarà il quarto scontro con il Sassuolo allo Juventus Stadium, uno score decisamente positivissimo per la Juve, la prima sfida finì 4-0 con una tripletta di Tevez e poi sono incominciate le problematiche perché 2 anni fa
ci volete una mole. Non vuole essere retorica, però andatevi a vedere lo score del Sassuolo negli ultimi 3 anni e vi renderete conto che è una matricola terribile, con delle individualità importanti, ma soprattutto una globalità di gioco che può mettere in difficoltà molti. Quindi ci aspettiamo una grande performance e prestazione della Juve già questa sera alle 18 allo Juventus Stadium. Quanto peserà l'assenza di Berardi? C'è grande attesa per la coppia Higuain-Dybala. Barzagli riposa, come ben sappiamo, quindi vedremo Benatia insieme a Bonucci e a Chiellini. Questi insomma sembrano giocherà i capi della formazione. Giocherà Lichtsteiner. E qui si apre un'altra querela, se vogliamo. No, nel senso che giustamente in questo momento Max Allegri ha Cuadrado appena arrivati, ieri sono stati fatti i documenti, probabilmente Cuadrado ha forse un allenamento o due sulle gambe, Dani Alves rientra da una trasvolata oceanica e quindi giustamente Lichtsteiner escluso dalla lista a Champions per una serie di motivi per che abbiamo scritto. Per scelta tecnica è la versione ufficiale. Beh, ovviamente, però noi andiamo sempre ribadita oltre. Ribadita ieri da Massimiliano Allegri, mi ricollego un po'. Però noi andiamo sempre oltre quella che è la versione ufficiale. La scelta tecnica ci sta, è inutile starla a spiegare più volte, manca un centrocampista, quindi è stato preferito Hernanes in lista piuttosto che il terzo esterno di fascia destra. Però nessuno mi toglie dalla mente che in casa Juve c'è una deontologia e un regolamento etico e chi lo infrange poi va incorre ovviamente in problematiche. Poi che sia giusto o meno, abbiamo visto i tifosi in questi giorni si sono scatenati, io personalmente ritengo che quando un giocatore della Juve che ha dato tantissimo in questi 5 anni come Stefan Lichtsteiner negli ultimi 2 o 3 giorni di mercato tramite il suo procuratore si offre all'Inter, beh, qualcosa non ha funzionato in casa Lichtsteiner, non in casa Juve, che poi perentoriamente ha chiuso la porta e ha detto no, tu resti qui, a fronte tra l'altro di altre offerte che arrivavano dall'estero. Quindi giocherà Lichtsteiner e non ci vedo nulla di che. In questo momento Max Allegri ha bisogno di lui. Stefan Lichtsteiner è uno stipendiato della Juve, è in lista campionato e quindi direi che tutto rientra nella normalità. Poi c'è l'esordio ovviamente di Higuain, ma mi permetto di dire anche e soprattutto di Pjanic, che ha il suo esordio ufficiale nella Juve. Vedremo dove verrà impiegato, ma secondo me al 99,9 periodico giocherà davanti alla difesa in sostituzione di Marchisio. Anche questo è un bel elemento da osservare, proprio perché esordisce, ma soprattutto capire come si troverà il bosniaco davanti alla difesa. Lui che dà il suo meglio dalla cintola in su, che può giocare mezzala, può giocare trequartista e nel suo bagaglio ha un numero importante di reti, bene, capiremo questa sera tutti quanti che cosa potrà succedere con questi nuovi uomini in campo. Luigi, di questi debutti tu qual è che attendi di più? Chi è che vuoi veramente vedere in campo, che secondo te insomma deve dimostrare il proprio valore in questa squadra? Ritengo che la chiave di volta di quest'anno, la grossa scommessa e le maggiori responsabilità che gravano sono proprio quelle di Pjanic. C'è certamente una scelta coraggiosa, impegnativa, quella di Max Allegri, di puntare almeno preliminarmente, ma credo che quello sia così l'andazzo, di puntare definitivamente su Pjanic come regista, come centrocampista dinanzi alla difesa. Sinceramente sono un po' scettico, ma sarei ben felice di essere smentito. Ritengo che Pjanic, pur essendo un centrocampista universale, pur avendo nei piedi quella capacità di lanciare magnifica, però lo vedrei meglio da mezzala avanzata, potremmo dire quasi da trequartista, piuttosto che da baluardo difensivo. È ovvio che l'infortunio di Marchisio che giostrava dinanzi alla difesa, il problema che si è creato a centrocampo con all'ultimo momento la defezione di Witzel chiaramente ha determinato questa situazione. Pur tuttavia, io parto da un presupposto. Noi fino a qualche anno fa io penso che avevamo il migliore centrocampo del mondo, sicuramente d'Europa. Penso a Pirlo, penso a Pogba, penso a Marchisio, insomma stiamo parlando di Vidal, parliamo dell'ossatura, appunto un
un'ossatura, un cervello a centrocampo. Il centrocampo d'altronde è proprio il nucleo pulsante di una squadra. Quest'anno bisognerà vedere come si comporterà Pjanic. Max Allegri, pur dinanzi ai grossi nomi, è solito dosarli e procedere, come dire, gradualmente nell'inserimento. Così è stato l'anno scorso con Dybala, che pur essendo un top player non fu subito gettato allo sbaraglio, ma fu testato. Parimenti, per quanto riguarda Pjanic, complice anche l'infortunio subito, entrerà, diciamo, gradualmente. Penso che la partita di questa sera, così come quella di mercoledì in Champions con Siviglia, sia abbastanza indicativa, possa far accendere, per così dire, delle spie. Purtuttavia il centro... Speriamo di no. No, spie nel senso spie positive. In questo senso. Ecco, tu hai dei dubbi, te lo chiedo e poi ne parliamo dopo la pubblicità. Tu dicevi, era il centrocampo in assoluto più forte. Adesso, tutto il discorso che hai fatto su Pjanic, cioè, bisogna vedere la conferma o sei uno di quelli che ha dei dubbi? Mi rispondi dopo la pubblicità, un minuto torniamo con voi. E rieccoci, allora, vi ho lasciati prima di questa pausa brevissima con la domanda che tanti di voi ci hanno fatto in queste settimane. Il centrocampo ha un grosso punto interrogativo, è più debole? Ci sono delle conferme che si aspettano, no? Poi fondamentale è la situazione Khedira, lo stato di salute di Khedira, il rientro di Marchisio, ma intanto, come diceva Franco, c'è grande attesa per vedere Pjanic. Certo, e il problema è che noi ci auguriamo che Khedira splenda della stessa luce che ha illuminato la Juventus in queste prime due gare di campionato. È un giocatore davvero forte. È l'equilibratore, potremmo dire, del centrocampo bianconero. Con Khedira la Juventus non ha mai perso, lo può confermare Franco. No, è la verità. Ecco, lo dicono le statistiche. Le statistiche non mentono mai. La matematica non è un'opinione. Certo, bisogna vedere Sami Khedira fino a che punto reggerà, così come per quanto riguarda Marchisio, ovviamente se tornerà a novembre avrà bisogno comunque di un paio di mesi per poter ritornare il Claudio Marchisio, top player prezioso e fondamentale per la Juventus. Però io mi accontenterei anche di avere il Marchisio, che è il vero Marchisio, diciamo dagli ottavi in poi di Champions, senza poi dimenticare anche un altro aspetto fondamentale che abbiamo recuperato, io penso quasi definitivamente, a Samoa. E poi c'è questa splendida realtà, questo giovane che è Mandragora, che si deve riprendere dalla frattura, è stato operato una seconda volta al quinto metatarso, ma è il futuro del centrocampo bianconero. Per cui io dico che con l'anno nuovo, se la fortuna ci assisterà, questo centrocampo, seppur non quel centrocampo di qualche anno fa, potrà darci delle belle soddisfazioni. Ricordiamo una cosa. Crescita di Lemina, non dimentichiamo. Crescita di Lemina su Mandragora, mi trovi pienamente d'accordo. Io mi auguro che questo ragazzo al più presto termini questo lungo calvario. Anche un ragazzo... perché, Franco, sembra una banalità, in realtà c'è una ripresa piuttosto lunga. Ripresa lunga quando ti fratturi un dito, ovviamente il calciatore... Anche forse il primo intervento che ha dato qualche problema. Operato da uno specialista in Portogallo, se esatto, non erro. Esatto, ci sono state delle problematiche, altrimenti si contava alla ripresa della preparazione già a luglio di averlo abile e arruolabile. Così non è stato, però io ritengo che Mandragora, sperando di vederlo più presto in campo completamente ristabilito, può essere con Piazza una delle mega sorprese di questa Juve. Franco, mi permetto di fare un bocca al lupo veramente a questo ragazzo che abbiamo, Mattiello, Federico Mattiello, speriamo, anche bersagliato dalla che Federico sua fortuna, ma io penso che così dovrà cambiare il vento. Guarda, sarà lunga, perché quando è una doppia frattura, una recidiva sulla stessa gamba diventa lunga e difficile, però
L'augurio migliore che secondo me possiamo fargli un tutti è abbraccio a Federico, quello di tornare al più presto ad essere un calciatore, perché per un ragazzo dalle grandi prospettive come Federico Mattiello rimanere fermo per tanto tempo così, credo che sia lì che insomma morda il freno, però la realtà dei fatti è che insomma tutto procede bene, non ci sono particolari notizie, non ci sono nemmeno tempistiche, ripeto, la speranza di vedere poi Mattiello forzare, al più presto in campo. Forzare, no, assolutamente dopo quello che è accaduto, però diciamo che Federico Mattiello è una parentesi, la speranza anche alla luce delle partenze illustri ed eccesse che accadranno a gennaio per la Coppa d'Africa, e c'è bisogno che Marchisio e Mandragora recuperino al più presto. Marotta secondo me l'altro giorno ha detto una verità molto molto importante alla classica domanda ma prenderete qualcuno a gennaio, lui ha detto speriamo di no, perché significherebbe innanzitutto non dover andare più a trattare con lo Zenit e far arrivare Witsel a giugno a 0 euro, punto, veramente. Non spendere più niente vuol dire che gli infortunati di lungo corso hanno recuperato e la Juve sta andando a mille. Questo è l'augurio che tutti ci poniamo. Franco, prego. Immagina se quest'anno, anziché Witsel, che ritengo un buon giocatore, ma non c'è non un decisivo e determinante, avessimo avuto Matuidi. Pensa che bel frangiflutti. Vabbè, con me sfondi un ponte elevatoio Luigi, aperto. Attenzione, perché sembra che lui non stia benissimo. Ma gli sceicchi sono, lo sceicco è duro. Lo sceicco è duro, ma lui sta giocando poco, quindi potrebbe casualmente, essere una pista non, che non è tramontata non completamente. Però il vero problema di Matuidi è che ti serviva ora. Se tu lo vai a prendere a gennaio, sicuramente almeno 30 secondi, un minuto lo avrà raggranellato nella Champions, non sarà più schierabile. E quindi Blaise Matuidi andava preso quel famoso venerdì in cui Marotta, quando ci furono le estrazioni di Bussolotti della Champions League, lui che è sempre critico, che non si fa mai scappare niente, lasciò trapelare dell'ottimismo. Poi la sera purtroppo arrivò la dichiarazione ferrea di Al-Khelaifi. La verità, io l'ho già detto, secondo me sia per Witsel ma soprattutto per Matuidi, questo sì che è un giocatore che fa la differenza e avrebbe corroborato il centrocampo, la linea mediana juventina, devi stare attento a non andare in linea di collisione con le grandi società che non hanno bisogno di vendere, come lo Zenit e come il PSG, andava preso prima, questa è l'unica macchia di un mercato regale e sontuoso. Secondo me ci ha raggirato Raiola. Perché non doveva essere non la pezza d'accordo. A colore Matuidi per farci però aveva tutto l'interesse sì però doveva fare doveva far, forse aveva forse Raiola ha agito in una maniera diversa per qualcun altro che si chiama Paul Pogba che è appunto lo sceicco. Però ti dico una cosa e poi credo che si chiuda sul mercato, perché è inutile rivangare ormai quello che tutti sappiamo. Ripeto, l'unica macchia è questa, tu hai bisogno, parlo di Juventus e di dirigenza juventina, hai bisogno di un centrocampista, lo sai da maggio, non puoi arrivare agli ultimi 5 giorni, ma soprattutto non puoi far trapelare ottimismo se prima non chiudi il giocatore che tu avevi individuato come l'ago della bilancia del nuovo centrocampo della Eccolo Juve qui. E anche a livello numerico il manca un giocatore. Il sogno proibito. Ma più che sogno proibito era una realtà tangibile, se poi non sei riuscito a portarlo a Torino è era diverso. Era un sogno possibile questo. Guardate, nessuno mi toglie dalla mente, io ho fatto un'analisi qui sugli ultimi giorni di mercato, che quando tu fai degli sgarbi o comunque le società di riferimento che detengono il cartellino di un giocatore cioè vedono determinate azioni come sgarbo, e ricordiamo che il PSG non c'è rimasto bene né per Rabiot, né per Coman, né per Iconé, devi essere sicuro di andare al Paris Saint Germain e portare via il giocatore, e i soldi quest'anno però, c'erano. Franco, detto questo è andata così, cifra, io credo la cifra sono era 35 milioni era più che no, ne voleva di più il PSG, però sì, però la Juventus per Matuidi non si è mai spinta oltre i 21, 22, 23 più bonus. Se tu, ripeto, individui in Matuidi il giocatore che ti fa fare il salto di qualità centrocampo, esatto. Questo esatto. È quello che continuano a dire moltissimi tifosi. Perché questa spesa per Higuain e perché non per un centrocampista? Quindi di tutto il mercato che ha ricevuto anche dai nostri telespettatori dei voti altissimi, 9, è un mercato da 9. Vicino al 10, allora, è un mercato da 9, con Matuidi 10, con Witsel 9 più. Hai già detto chi preferisci, Luigi, mi sembra che io sia dico d'accordo. Questo, io avrei, ora dico così per dire,
oramai la frittata è fatta, poco poi è andato via, pazienza, andiamo avanti. Io avrei tenuto... Hai detto bene, è andato via, non è stato venduto dalla Juve. Però di fatto non c'è più. Beh, non c'è. Ecco, e io avrei fatto una cosa del genere. In attacco non avrei acquistato Higuain, considerando che comunque ha 29 anni. Fare un quinquennale per un 29enne è un po' una cosa pesante, pur essendo Higuain un giocatore eccelso che veramente ti fa la differenza. Avrei preso, dico per dire, un Milik in attacco e avrei fatto ferro e fuoco per mantenere Pogba a centrocampo. Ma è inutile parlare a babbo morto. Non ci troviamo d'accordo. Andiamo non avanti. Sono concorde, nel senso che secondo me la campagna acquisti della Juve su una base già ottima è stata sontuosa. La Juventus si è davvero rafforzata. È mancata la ciliegina e manca quel centrocampista. Però io ho grande fiducia perché Allegri ha dimostrato di saper fare grandi cose, di saper far ruotare gli effettivi. Mai come quest'anno Max Allegri ha la possibilità di mutare aspetto tattico, veste tattica, non solo da partita a partita ma nella stessa partita. E attenzione a Piazza, che è un giocatore a parere mio straordinario, dalle potenzialità eccelse. Benatia è arrivato alla Juve, sembra che giochi da sempre a Torino, sembra aver risolto tutti i problemi, la stessa, al cielo. Speriamo, la stessa cosa si può dire di Dani Alves. Cuadrado, che secondo me è una favola nella favola, mai visto in 50 anni che seguo la Juve un giocatore che vuole assolutamente fortissimamente solo la Juve, mettendosi di traverso, non con tutto rispetto, con il Carpi o il Frosinone, mettendosi di traverso con il Chelsea e con Antonio Conte. Questa Juve ha delle grandissime potenzialità e io vedo questa squadra poter combattere tra le prime in Europa, e vabbè, in Italia credo che ci sia ben poca storia. Detto questo, il campo è giudice inoppugnabile. A proposito di campo, volevo farvi sentire questa parte della conferenza stampa di Massimiliano Allegri in cui lui parla proprio di quella che è la partita contro il Sassuolo, di quelle che sono le difficoltà, perché poi, come sappiamo, ha detto la sua, ovviamente sollecitato, insomma, su Chiellini, su tanti altri temi. Allora, vediamo e sentiamo. E innanzitutto domani abbiamo una partita contro il Sassuolo che negli ultimi anni è stata sempre una squadra che ha reso difficile la vita alla Juventus. Sono sempre state partite combattute. È una realtà del calcio italiano. Quest'anno ha l'opportunità di cimentarsi in Europa e gli auguro le più belle fortune, perché sono molto legato a quella società e sono molto legato al presidente Squinzi. Quindi farò il tifo per il Sassuolo in Europa. Però per noi domani è una partita importante, bisogna prendere 3 punti perché inizia un ciclo di 7 partite, dove avremo 5 partite di campionato e 2 di Champions. Innanzitutto pensiamo alla partita di domani, per dire che tutti hanno la possibilità in queste 7 partite di poter giocare, perché l'intensità delle partite bisognerà tenerla alta. Per tenerla alta, che fanno nei 3 giorni, è impossibile farlo con gli stessi giocatori. Poi tutti stanno bene, ho una rosa di grande qualità e domani vedremo chi scenderà in campo. Allora, commenteremo fra poco queste parole di Massimiliano Allegri dopo una brevissima pausa. E rieccoci, allora abbiamo sentito la prima parte della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, in cui parla delle difficoltà della partita e insomma anche di del Sassuolo, della squadra, certo, no? Che cos'è che potrebbe preoccupare secondo voi di più Massimiliano Allegri, anche insomma, se non l'ha detto, lui in generale ha detto è una squadra ostica. Paradossalmente la Juventus è avvantaggiata dalle sfortune del Sassuolo, nel senso che la mancanza di Berardi è da non sottovalutare quello che sarà il regista del futuro Sensi, indubbiamente è un vantaggio per la Juve, ma credo che comunque il Sassuolo sia una realtà, abbia creato una visione di gioco, una visione di squadra, appunto Eusebio Di Francesco, che rende il Sassuolo certamente un avversario ostico. Al di là delle individualità, è una squadra, è un complesso che, come dire, sa fare squadra. In attacco c'è quel Mitra Matri che sinceramente, quando è stato alla Juventus, è stato un professionista esemplare, è stato sempre al suo posto, ha il fiuto del gol. Io, visto che Franco
oramai Franco abbiamo fatto un mercato sontuoso come quarta punta, punta punta, Matri me lo sarei, l'avrei avuto. E poi c'è anche un altro giovane del Sassuolo, il terzino, l'uomo di fascia, Lirola, che non dimentichiamo, ha 19 anni, viene dalla cantera del Barça e quindi è una realtà, ovviamente, però ha fatto tutta fatto la Juventus, ha avuto la capacità di saperlo prendere subito giovane, pur provenendo appunto dal Barcellona. L'ha mandato a fare esperienza. Diciamo che poi c'è, dicevo, questa assenza di Berardi che ovviamente peserà molto sul Sassuolo. Un giocatore, Berardi, che forse quest'anno sicuramente ha avuto paura di arrivare alla Juve. Perché anche l'anno scorso. Però si è visto Higuain, Mandzukic, Dybala, ha visto l'esperienza dell'amico Zaza, dice io che faccio. Ma penso che Berardi, ove mai l'anno prossimo dovesse, come ci auguriamo, arrivare, non è la semplice punta. Berardi può essere il guastatore, può essere l'uomo che scompagina, ecco, le difese, una e quindi potrebbe servire. Rispetto a quello che hai detto tu, è scaduta la prenotazione che aveva la Juventus e quindi qualcuno prospetta già una battaglia Inter-Juve quest'estate. Dici di no, Franco? No, perché la Juventus ha già versato moneta sonante a Sassuolo, era stata versata per averlo quest'anno dopo il rifiuto e il diniego del ragazzo l'anno scorso. La questione continua a rimanere aperta, io credo che l'estate prossima sia l'estate definitiva. O questo ragazzo matura a livello psicologico, di tenuta mentale, oppure credo che poi la Juventus, di fronte a un ennesimo rifiuto, potrebbe dire basta. Ricordo che su Berardi mi sono espresso più volte, quello di quest'estate è il terzo rifiuto, perché lui rifiutò la Juve a 12 anni, lo ha rifiutato l'anno scorso, quest'estate, basta, questo è un ragazzo interessantissimo, dovrà secondo me quest'anno mostrare in campionato una grande crescita, soprattutto a livello mentale, perché dal punto di vista tecnico è indiscutibile. Credo anche che dovrà limare sera il carattere, ha delle esuberanze, mettiamola, così, con ecco, tutti i rossi accumulati in 3 anni ne ha presi veramente tanti, mi sembra addirittura 14. Va disciplinato, quindi capiremo. Brevemente, sul Sassuolo c'è da temere l'organizzazione di gioco, alcune individualità. Sono d'accordo con Luigi, Pollirola è un giocatore che tra l'altro ha fatto tutta la preparazione con la Juve, poi è stato mandato a giocare al Sassuolo, conosciamo benissimo la sinergia tra Juve e Sassuolo. Sensi è un giocatore che purtroppo starà fuori un mese per un problema muscolare, ma preso dalla Juve poi parcheggiato al Sassuolo, un grande regista che ha fatto benissimo a Cesena. Dico solo una cosa, ho sentito le parole di Max Allegri, ho seguito l'intera conferenza, ma la tua pillola era ad hoc. Innanzitutto mi piace sentire un Max Allegri che fa il tifo per il Sassuolo in Europa, Sassuolo club che ha allenato Max Allegri, ma soprattutto dice una cosa importante: la Juve dovrà giocare 7 partite, 7 match in 20 giorni. Io mi chiedo come farà la Juve a affrontare queste partite, visto che non più tardi di qualche ora fa il signor Sarri ha detto che è un calendario indecente, invivibile, impossibile, perché il Napoli giocherà le stesse partite della Juve, ovvero 7 match in 21 giorni. C'è già qualcuno a qualche latitudine che mette le mani avanti. Oltretutto, perché la realtà è questa. C'è già qualcuno in quel di Napoli che mette le mani avanti. La Juve farà 7 match in 20 giorni, il Napoli vuol giocare la Champions, dovrà giocare le stesse partite. Oltretutto Sarri deve capire che non penso che 2 ore di differenza comportino tutta questo sconquassamento che lui sta da un allenatore che l'anno scorso ha accusato la penombra, l'orario di pranzo, poi non lo so, quello che vuole, ne ha dette di tutti i colori. Io credo che Sarri debba fare come tutti gli allenatori, preparare la sua squadra, entrare in campo e cercare di vincere le partite, mettere le mani avanti, non serve a nulla. E non mi è piaciuto nemmeno sulla disamina qualche settimana fa fatta su Higuain. Detto questo, la Juve deve fare la Juve, questa di stasera è veramente una partita importante, sia per il risultato, ma soprattutto per una crescita di performance, di tenuta atletica e di preparazione in vista della Champions contro il Siviglia. Io personalmente mi aspetto molto
dal debutto di Pjanic, ma poi dalla chiamata alle armi, permettetemi questa definizione, di giocatori che giocano meno, come per esempio Lichtsteiner e qualcun altro. Credo che ci saranno degli avvicendamenti a partita in corso. Mi auguro che possa essere un match meno tribolato rispetto a quelli in passato con il Sassuolo. Magari una bella vittoria rotonda per cercare di preservare energie psichiche e ovviamente fisiche e atletiche, e poi buttarsi sull'esordio di Champions. Che ovviamente darebbe anche, farebbe morale per morale, ma il poi, primo attenzione, match di Champions. La prima partita di Champions, la Juve negli ultimi anni, insomma, non sono state delle sfide semplici, quindi bisogna poi concentrarsi e mantenere più energie possibile per affrontare il Siviglia, che è una squadra che qualcuno ne pensi, tutt'altro che semplice da affrontare. Andatevi a vedere quella che è la rosa del Siviglia con un allenatore particolare, vulcanico. Detto questo, l'impatto Champions bisogna battezzarlo nella maniera opportuna. Però non andiamo verso mercoledì, c'è questo match di questa sera. Io mi aspetto una crescita da parte di Allegri e i suoi ragazzi. Mail, messaggi dei nostri telespettatori su Pjanic. Miralem non è un regista, è molto forte da interno. Speriamo non faccia la fine di Hernanes, anche lui arretrato dal mister fino alla fine domenico. No, scusate, cioè, parallelismo, mi auguro che sia un'allegoria, un parallelismo con tutto rispetto tra Pjanic e brasiliano non ci sta proprio sul pianeta terrestre. C'è stata una uscita forse involontariamente infelice di Allegri, il quale disse... quale ha detto, vedo benissimo Pjanic in regia, e d'altronde vedete anche Hernanes come si è trasformato quando da trequartista l'ho impostato a regista. Ora, volendo fare una battuta, ci auguriamo ovviamente che così sarà, che Pjanic non sia Hernanes, ma non credo proprio la velocità di Hernanes è bradipesca, ecco. Non dico altro. Andiamo avanti, ciao, trovate che Higuain sia molto più sereno alla Juve, lo vedo sempre sorridente, al Napoli non era così, ci chiede Willy. Lo si vedete adattato, sorridente, si è adattato si, molto bene, si è ambientato anche subito. Guardate, a Torino si è ambientato bene. Guardate l'esultanza del primo gol contro la Fiorentina, andatevi a vedere le esultanze di Napoli, sembra già un veterano, ha capito che alla Juve l'ambiente è diverso, lo spogliatoio è diverso, però, lo ha capito. E io mi auguro, sono sicuro, che non vedremo più gli isterismi che lo hanno colpito più volte a Napoli. Pensiamo all'acme di questa situazione, la famosa espulsione contro l'Udinese a Udine l'anno scorso, dove insomma, il comportamento fu davvero censurabile. Ma sono sicuro che Higuain alla Juve... ha creato problemi all'ultima parte del campionato. Certo, però comunque il registro di Higuain a Torino e alla Juve sarà completamente diverso. Andiamo avanti, Fulvio, Allegri già in confusione nel gestire Pjanic, non vorrei che finisse col fare la fine di Padoin. Beh no, vabbè, mi sembra davvero una bestemmia. Sono quasi già tutti preoccupati. Cioè, sinceramente ora che possano esistere e sussistere dei dubbi sul centrocampo è legittimo, ma da qui ad andare a finire a situazioni paradossali, se non ridicole, beh, mi sembra davvero assurdo. Penso che Padoin fu una soluzione, quella di Padoin regista nelle prime due partite di campionato dello scorso anno, fu una soluzione, una extrema ratio, fu una soluzione tampone. Padoin non sbagliata, è mai stato sbagliata, certamente sbagliata. Padoin è un uomo di fascia, lo puoi mettere, lo puoi adattare, può essere un multiuso, però certamente andare a come dire, commissionare, andare a fare un parallelo tra i due mi sembra davvero irriverente per il buon calcio. Io aggiungo solo una cosa, se mi permetti Fulvio ti lancio un'eufemistica tiratina di orecchie, perché se segui la Juve, questa cosa Allegri l'aveva già detto 3 settimane fa, ovvero in assenza di Marchisio io voglio provare Pjanic davanti alla difesa, quindi non è una soluzione degli ultimi giorni, è una soluzione che Allegri è in testa da, secondo me, da almeno un mese e mezzo. Enrico da Roma invece scrive, terrei fuori che dirà in vista della Coppa. Ma la Juve non può e non deve fare questi calcoli a inizio stagione, assolutamente. Tu dici di no nonostante tutte queste partite così ravvicinate, mercoledì c'è Siviglia. Sfatiamo un mito, cioè Chedira sta bene, è stato uomo partita, uomo match nei primi due incontri di campionato, sta bene perché bisogna lasciarlo fuori. Diciamo che forse può essere...
Ecco, nel ragionamento dell'amico telespettatore è prevalsa una logica così di voler conservare che dira, magari non voler forzare troppo, ecco. Però tutto sommato io penso che magari si potrebbe adottare una soluzione tra virgolette di compromesso, nel senso far fare una sessantina di minuti a Khedira e poi magari in corso d'opera, compatibilmente con l'andamento della partita, operare un cambio. Ricordiamo una cosa, che in questo momento neanche Sturaro è a disposizione, quindi Allegri a centrocampo ha gli uomini contati, in questo momento c'è Lemina, poi conosciamo il lungo De Genti, quindi calma e gesso, secondo me. Qualche lascia maligno già potrebbe dire, però in campagna acquisti lo si sapeva. C'è Hernanes comunque. C'è Hernanes a disposizione, no, beh, lascia fuori Barzagli e un turno di riposo, Dani Alves e Cuadrado riposeranno, quindi ci sono già, voglio dire un turnover, ma avvicendamenti che potranno tornare molto utili. Chissà che magari il profeta non possa rappresentare un elemento del destino. È un anno che ci chiediamo tutto ciò, vedremo di avere delle risposte presto. Eppure non era un cattivo giocatore. Ne parliamo, devo mandare la pubblicità, ma poi ne parliamo e verrà fuori un'altra polemica sulla base di un'email di un nostro telespettatore. Non vi muovete, arriviamo un minuto. E rieccoci, allora, siamo tornati in onda e adesso entriamo un po' insomma in vena polemica, perché qua stavamo ennesima parlando polemica dell'attesa per il profeta, aspettando il profeta, intitoliamo questa parte di trasmissione. In attesa del profeta. Luigi, tu da quanto lo attendi? Io lo attendo da quel famoso 31 agosto. C'è un mio amico di Milano il quale... L'ultimo giorno di mercato della scorsa sessione. C'è un mio amico di Milano il quale dice, per fare una battuta un po' cattiva, Cosimo, dice c'è il 31 agosto è il capodanno marocchiano. Nel senso che ci si aspetta, ci si aspetta, però ridursi proprio al 31 agosto è una corsa un po'. Però in effetti, tornando ad Hernanes, non è mai stato un top player, però vuoi alla Lazio, all'Inter molto meno, ma alla Lazio era un giocatore che comunque non era così sbiadito, così evanescente, così trasparente, per non dire nullo, così come lo è stato lo scorso anno, motivo per il quale la Juventus quest'anno ha fatto di tutto e di più per disfarsene, ma la sorte ha fatto sì che il profeta... Io personalmente pensavo che il profeta l'anno scorso potesse essere più utile alla squadra. Io gli ho visto fare un grande secondo tempo in casa col Bayern di Monaco. Quando lui entrò ebbe un impatto veramente molto importante, aveva fatto cose discrete in casa con l'Inter, con quel pronti via, una traversa mi sembra dopo 7-8 minuti, forse qualcosa di meno, dove rischiò di spaccare veramente la trasversale. Però nell'economia della stagione Hernanes è stato assolutamente deficitario, poi vince un campionato come hai vinto con una rincorsa eccezionale, quindi il gruppo è fondamentale, l'atmosfera e tutto quanto. La pagella dell'anno scorso di Hernanes è un 6 stiracchiato, ripeto, quando è stato chiamato in causa poche volte ha risposto. Però Franco, mi permette di dire una cosa, forse però non voglio giustificarlo, perché ovviamente i risultati, le prestazioni, le performance di Hernanes sono state assolutamente deficitarie, però forse un iniziale equivoco tattico, quindi con la responsabilità di Allegri, perché era partito che doveva essere diciamo praticamente il trequartista, poi lo si è arretrato. Questo potrebbe aver ingenerato nell'Hernanes stesso una certa confusione. Non sicuramente un aumento di velocità delle sue performance, perché la sua velocità di crociera è quella. Ma sai, la confusione è fino a un certo Witzel punto. Anche Witzel si dice che sia abbastanza lento. Infatti, guarda, io ho fatto una mia analisi. Abbiamo su ricevuto Witzel, tanti di quei messaggi. A proposito, rimaniamo un po' nella vena polemica. Franco Mimmo scrive: sto godendo come una nutria nel vedere il caro Mu e Pogba perdere 2-0 in casa. Oh. Ha fatto una fesseria grande come una casa, andare in Inghilterra non migliorerà più. Che ne pensi? Io penso assolutamente come te. Qualcuno, ovvero parliamo di Raiola e del giocatore stesso, si sono fatti abbagliare da questi soldi e delle cifre spropositate. Secondo me il Manchester United non è il progetto tecnico adatto a Paul Pogba. Secondo me la Juventus quest'anno con Paul Pogba sarebbe ovviamente stata più forte. Se una Juve già stellare sarebbe stata qualcosa di mega galattico.
Pogba deve fare attenzione perché innanzitutto uno spogliatoio con Mourinho, Martial, Ibrahimovic, Rooney e lui stesso. Una polveriera. Altra cosa, il campionato inglese a livello tattico, ma soprattutto tecnico, è il suo campionato adatto. Ma attenzione perché i giocatori come lui in Inghilterra non vengono così tutelati dagli arbitri. Secondo me è un errore gravissimo. Lui avrebbe potuto rimanere ancora un anno come aveva promesso lo spogliatoio, poi se volete parlare di tradimento o meno, io non uso questo termine, come Raiola aveva promesso, comunque c'era un gentleman agreement tra Raiola e la Juve, poi hanno deciso questo. Però sappiamo bene colpo cosa di è mano, successo. E colpo quindi... di mano, quindi sinceramente vedremo cosa accadrà. Io credo che Pogba, lo United, con un progetto tecnico ancora tutto da individuare, sia un qualcosa al momento di fosco e molto nebbioso. Il risultato che ci riporti tu credo che sia abbastanza chiaro. Poi noi non stiamo osservando la partita, quindi non so dirti come viene impiegato, se davanti alla difesa o meno. Sicuramente non sono particolarmente dispiaciuto dal City in vantaggio. Andiamo avanti ancora con i messaggi dei nostri telespettatori. In parte abbiamo già risposto, Vincenzo, che ci chiede di Hernán Sala Lazio, dice lui ha disputato delle stagioni fantastiche e non giocava da mezz'ala, la sua involuzione non può essere dovuta al cambio del ruolo in campo, era quello che diceva Luigi, sì, no? Non è stato impiegato così. Diversamente. Andiamo avanti solo perché ci sono, sì, tanti, certo, messaggi. Lirola era del giovanile dell'Espagnol, non del Barça, questo ti corregge. Vedi come sono. Vabbè, attenti. Luigi, sono attentissimi da casa. Anzi, ogni tanto sbagliano apposta. Franco sbaglia apposta perché no, così non l'avevo detto io. No, non l'avevo detto io. È stata mia responsabilità. Luigi anche sbaglia. No, perché tu sei più spesso, vero? No, dillo, ma che, poi... dillo che ogni tanto sbagli apposta per vedere se sono attenti a casa. Quando sbaglio, io chiedo sempre scusa, ci mancherebbe altro. Siamo umani. Ovviamente, dai. Gli errori ci stanno. Prendiamo anche con un po' di ironia. Ma assolutamente sì. Allora, ciao ragazzi, per me il nostro mercato è da 11, non solo da 10, avendo preso una macchina da gol come Gonzalo, che ha affiancato gli altri tre là davanti. Basta lamentarsi di chi non è arrivato, ne abbiamo 8-9, ne giocano solo 3 a centrocampo. Finalmente abbiamo quel killer che ci sarebbe servito in finale contro il Barça. Berardi non lo voglio, è presuntuoso, e poi quando la Juve ti chiama devi correre, o meglio ci devi andare in ginocchio sui ceci, che va dall'Inter così non vince. No, Berardi, scusa Luigi, Berardi addirittura non è che abbia fatto le corse per venire alla Juve, ha preteso il posto, cioè lui non è venuto alla Juve e Max Allegri lo aveva chiamato per spiegargli come aveva intenzione di impiegarlo. E lui, insomma, voleva il red carpet, il tappeto rosso per giungere alla Juve, voleva delle garanzie tecniche. Le garanzie tecniche non le hanno avute. Platini, Zidane, Del Piero, eccetera, eccetera, con tutto rispetto, le può ottenere Berardi? Non le ha avute neanche l'anno scorso Morata, quindi sul mercato, io dico questo, certamente noi bianconeri siamo abituati a, come dire, a scialapparci nel lusso, per cui possiamo andare anche, come dire, a trovare il pelo nell'uovo, a eccepire questioni di lana caprina. Il discorso che faceva l'amico telespettatore è giusto e sacrosanto, però questo mercato con un qualcosa, ripeto, di fondamentale, ecco, a centrocampo, avrebbe garantito, secondo me, una forza che già più c'è, completezza, della, Luigi, ma soprattutto in ottica Champions. No, manca solo la il campionato italiano, voglio dire, al di là di certe invidie, di certe rabbie immotivate, penso, abbiamo fatto riferimento a quella di Sarri, potremmo fare anche riferimento all'Inter, e qui poi magari, se rimane tempo, caro, mi piacerebbe una piccola chiusa su quella vicenda TAR. Certo, l'organico della Juve è un organico planetario, se noi pensiamo agli esterni dell'Inter, penso ad Ansaldi, penso a Santon che nessuno lo vuole, penso a D'Ambrosio, Agatomo, penso ad Ambrosio. Con tutto il rispetto per questi professionisti, mi sembra che non siano certamente giocatori da Inter. Dobbiamo dare spazio ai nostri telespettatori, cominciamo anche con l'aprire i telefoni. Pronto? Pronto? Non è pronto. Pronto? Sei in diretta su Tutto Planet, una telespettatrice. Buonasera, amici miei. Juventus
Juventinissima, Juventinissima. Da dove ci chiami? Io chiamo da Potenza, cara. Sono Mariangela da Potenza, abbraccio tutti i tuoi ospiti, siete fortissimi. Veramente, veramente vi seguo tutti i giorni, ripeto, Juventinissima all'ennesima potenza. Volevo dire ai nostri amici che hanno scritto poc'anzi, basta rimpianti, Pogba ha fatto le sue scelte, l'ha fatta lui, l'avrà fatta il suo procuratore, stop, guardiamo avanti, abbiamo uno squadrone, possiamo vincere tanto ancora, dobbiamo vincere tanto ancora, quindi diamo fiducia a questi nuovi arrivi e volevo sapere se Cuadrado stasera è in partita e voglio abbracciarvi tanto, complimenti. Grazie. Grande abbraccio, ciao carissimi. Ciao Mariangela. Ricambiamo. Quadrado è convocato, se non ci saranno problemi, ma non vedo perché dovrebbero esserci, andare in panchina e chissà, magari potrebbe entrare per uno spezzone. Ecco, io mi auguro quando Quadrado solcherà la linea d'ingresso del campo, innovazione pazzesca, perché insomma abbiamo già spiegato tutto. Ma non Quadrado potrebbero forse, come dire, pestarsi i piedi a vicenda Quadrado e Piazza, nel senso che la Juve sicuramente non avrebbe preso Piazza se Quadrado fosse arrivato prima. No, perché innanzitutto sono due giocatori diversi, Piazza può agire tranquillamente da seconda punta, all'uopo in emergenza, Quadrado ha dimostrato anche quando giocava a Firenze, in altre situazioni può giocare da seconda punta, Piazza è più nato centrocampista e più esterno che converge per poi sfruttare la potenza del proprio tiro. Quadrado è più esterno puro e Quadrado ha imparato a fare le due fasi. Quella scommessa lanciata così, giusto per, quasi come una buttata, ma non tanto, da lei dice lo vorrei trasformare in un interno. Ma perché no? Ti dico un'altra cosa, è una novità di questi giorni. Non può essere una forzatura? No, perché da quello che mi risulta, Allegri in allenamento sta provando Piazza da interno. Che tutti gli diate addosso, vi sembra molto peggio di Matuidi e di Witz? Secondo me no, senz'altro è uno che sa giocare. Posso? E poi, prego. Guarda, qui nessuno dà contro a nessun giocatore della Juve, noi stiamo facendo delle analisi, facciamo i giornalisti e siamo chiamati qui per fare appunto delle, vivisezionare quello che può essere il rendimento, le caratteristiche tecnico-tattiche di un giocatore. È chiaro che se tu mi paragoni Matuidi a Hernanes, a parere mio qualcosa è discordante. Oltretutto c'è da dire una cosa, che quando Hernanes ha avuto le sue occasioni è stato messo alla prova, ma purtroppo miseramente ha fallito. Quindi alla fine quello che conta è il responso del campo, pur, ripeto, potendo avere anche delle attenuanti sul cambio di ruolo, sull'ambientamento, ma credo che, insomma... Detto questo, io mi aspetto da Hernanes una grande stagione, visto che fa parte della Juventus, è lui che deve dare degli squilli di tromba. Voleva rimanerci a tutti i costi. Esatto. Andiamo avanti perché ci sono ancora dei messaggi su Hernanes. Se il nostro mister facesse giocare nei ruoli i giocatori, magari anche Hernanes non sarebbe così pessimo. E poi su Hernanes, Erni certamente non ha reso, ma nessuno l'ha sostenuto, come se tutte le colpe del mondo fossero sue, società, tifosi, anche i compagni. Hernanes è un giocatore della Juve, come tale deve essere supportato, questo ci scrive Roberto. Totalmente discorde con queste due mail, ma voi cosa credete, che c'è un giocatore della Juventus viene messo da parte nello spogliatoio? È sempre stato coinvolto e supportato, tutto qui semplicemente. Quando un giocatore scende in campo è lui che deve dare prova di se stesso. Intanto da Como Davide, sempre Forza Juve, saluti da Como, grazie, ci potete scrivere anche semplicemente per salutarci anche se non avete domande. Ciao Davide da Como. Giancarlo, non capisco tutto questo ostracismo nei confronti di Witzel, e qua riapriamo la vicenda Witzel. Ho visionato alcuni video del giocatore che da soli non vogliono dire nulla, ma dai quali si denota una velocità e una resistenza nello scontro fisico tripla di quella di Hernanes. Giancarlo, sì, su Witzel io dico, certamente non è un campione, un top player, un giocatore che ti fa la differenza. Diciamo che ha la dote, per così dire, di essere abbastanza poliedrico, perché sa interpretare bene i vari ruoli del centrocampo, lo puoi mettere a interdittore, lo puoi mettere a regista, lo puoi anche spingere a trequartista. Sarebbe stato, secondo me, e potrebbe essere per il prossimo anno, un buon gregario, una pedina importante in certi momenti, ma sinceramente forse spendere
tutti 21 milioni, no, addirittura 25, no, di più. Che dovesse quella cifra, sinceramente, considerando il rapporto qualità-prezzo, beh, io dico aspettiamo che arrivi a parametro. Guarda, io completo il messaggio dell'amico da casa. Tu hai visionato alcuni video. Io seguo Witzel da oltre 5 anni e ho visto tantissime partite. Quando mi esprimo e dico che non avrebbe fatto la differenza in questa Juve, semplicemente esprimo il mio parere, ma avendolo visto, tra l'altro anche alcune volte dal vivo, l'ho visto proprio qui a Torino nella sfida contro il Toro in Europa League. Per me è un giocatore che in questa Juve non può fare la differenza, ma sono opinioni semplicemente. D'altronde c'è anche una cartina al tornasole, che nessuna squadra ha premuto più di tanto per averlo. Poi lì dall'altra parte c'è chi dice che lui le abbia rifiutate, quindi magari la verità sta nel mezzo. Sentiamo chi è con noi. Pronto? Pronto? Ecco, devi abbassare il televisore, se no ci senti in ritardo. Sei in diretta su Top Planet. Niente, non... Ve lo era in collegamento, era in collegamento ma ci ascoltava dal televisore. Se vuoi riprovare, nel frattempo noi invece andiamo avanti. Torniamo a insomma, un altro degli argomenti che avevo anticipato. Devo dire che in tanti su Twitter hanno risposto. Gianluigi Buffon ha avuto un altro prestigioso riconoscimento. La UEFA ha fatto un sondaggio su Twitter chiedendo chi fosse il miglior portiere nella storia, attenzione, nella storia della Champions. Ha vinto Gianluigi Buffon. Gigi è una leggenda. Gigi è uno di quei portieri. Nei giorni scorsi è arrivato un messaggio da parte di un tifoso che diceva: continua ad avere dei problemi posturali, si vede che non è più quello di prima. È chiaro che non può avere la reattività di quando aveva 19-20 anni, ma Gigi secondo me è uno di quei portieri che a casa durante l'anno ti porta almeno 10 punti in più. Poi quando i sondaggi ti incoronano, credo che sia assolutamente l'ennesimo riconoscimento. Forse sarebbe ora che Gigi, oltre ad essere la grande leggenda della Champions, potesse finalmente alzarla la Champions, perché lui ha vinto davvero tutto, manca proprio questo trofeo, e speriamo che in questo biennio Gigi Buffon abbia la possibilità per salire sul tetto d'Europa. Sarebbe veramente la degna chiusura, il coronamento ufficiale di una, a parere mio, carriera inimitabile, perché lui è davvero probabilmente il più grande portiere italiano e non solo degli ultimi 40-50 anni. Io ero un grande ammiratore di Dino Zoff, però secondo me Buffon è qualcosa in più. Davvero, tu sei d'accordo, Luigi? Certamente, innegabile, anzi, Buffon ha, come dire, farà ammuffire, tra virgolette, in panchina tanti ottimi professionisti, penso a Neto, ma fin quando un giocatore, al di là della carta d'identità, dei dati anagrafici, rende sul campo, beh, indubbiamente la questione età, a mio avviso, va in secondo piano. Ritengo che per quanto riguarda questa stagione, così come per la prossima, per 2 anni, diciamo, Buffon possa esprimere, possa dar vita ad una serie di performance davvero alla sua altezza. Quindi, ripeto, non mi porrei neanche il limite dei 40 anni, il limite l'ho detta solo il campo. Però dai, Gigi cerca finalmente di poter alzare quella coppa. Allarghiamo il discorso, perché in molti, in pieno mercato, si chiedevano: ma la Juventus sta pensando al sostituto di Buffon, che appunto giocherà ancora 2 anni, ma sta cominciando ad investire su qualcuno? Già ce l'ha, penso a Neto. Neto è nato. La Juve è veramente una pletora di portieri, ne ha tantissimi. Quindi voglio dire, è chiaro che Neto, forse intelligentemente, ha detto: rimango alla Juve, faccio, come dire, gavetta pur non avendone bisogno, però io penso che il portiere sia anche sia se pronto. Devo dire che verso marzo-aprile
Sembrava che dall'entourage di Neto filtrassero delle notizie diverse, cioè il giocatore voleva andare in un'altra squadra soprattutto per avere continuità di rendimento, perché scambio con la Lazio, per un portiere con Marchetti c'è stata anche questa voce. Poi Neto è sceso secondo me a più miti consigli: se nella Juve ti permette di vincere tanto, ti permette di raggranellare delle presenze, impari da un monumento, una leggenda come Buffon, io sono contento anche che Neto se penso sia rimasto. Che poi possa, come dire, rimanendo tanto tempo fermo, perdere il contatto col campo. Però Neto l'anno scorso ha fatto la Coppa Italia, ha portato a casa i gettoni in campionato, ha fatto secondo me discretamente bene, forse l'unica partita fatta male è stata quella con l'Inter in Coppa Italia a Milano. Se fosse stato potrebbe anche starci, però non so se il ragazzo vorrebbe andare in prestito per poi eventualmente tornare. Io credo che abbia fatto la scelta giusta, rimanere nella Juve, in questa Juve, è molto molto importante. Andiamo avanti, qualcuno è d'accordo, Gigi vuole la Coppa, ce l'ha scritto via mail, poi salve amici, io da tifoso vedo la Champions a portata di mano, perché abbiamo secondo me il miglior allenatore in circolazione, da quando sta alla guida della Juve, Max Allegri ci ha portato una volta in finale confrontandoci con squadre più forti, l'anno scorso sappiamo tutti com'è andata, quest'anno con una squadra molto più forte non dovrebbero esserci problemi, cosa ne pensate? Che a livello teorico vale tutto, però non esiste sicurezza, tra l'altro la Champions è una competizione, come sono solito definirla io, creativa, dipende dal momento, lo stato di forma, gli infortunati, gli squalificati, dalla fortuna, dal palo piuttosto che dal rigore, è chiaro che devi avere una grandissima corazzata e la Juve quest'anno è una corazzata. Su Allegri sono pienamente d'accordo, un allenatore che è cresciuto a livello esponenziale, l'anno scorso insomma l'Allianz Arena contro il Bayern ha compiuto un vero e proprio capolavoro tattico per 70 minuti. E guarda, quella secondo me è proprio l'unico errore neo di quella partita. Su Allegri volevo dire anche, proprio voglio evidenziare la sicurezza internazionale che ha Allegri, paradossalmente più di Conte. Noi dobbiamo essere enormemente debitori con Conte perché questo miracolo Juve dei 5 scudetti consecutivi ha un nome e cognome Antonio Conte. Parte da lui, evidente. Ecco. Però c'è anche da dire che in Europa, mi riferisco al secondo anno di Conte, perché il primo anno non partecipò alle competizioni europee, nella prima fase ricordiamo che fumo eliminati e non si può trovare la scusa del Galatasaray e della neve perché si arrivò già a quella partita in condizioni di punti abbastanza deficitaria la condizione, senza considerare anche che poi andammo, retrocedemmo in Europa League e fumo eliminati in semifinale dal Benfica che non era certo il Real Madrid. Con la finale da giocarsi allo stadio. Quindi voglio dire, paradossalmente, forse in Europa Max Allegri, ma chissà, e più lo vedo più forte in conto. Andiamo su Twitter perché qualcuno in risposta, vediamo Cinzia, ha messo una sua foto, tra l'altro molto carina, dove fa anche l'occhiolino, Gigi Buffon, e poi Paolo ci ha scritto, se gioca davanti alla difesa, il profeta può giocare dietro le punte ed essere molto utile, parla di Pjanic, e quindi torniamo un po' all'assetto della partita, no? Insomma, c'è anche molta attesa, vi ricordo che continuiamo questo appuntamento di oggi fino alle 19, quindi ci sarà anche la fase prepartita, intanto ci sono anche degli altri messaggi, qualcuno ancora su Pogba, Marco da Lecce dice la sua e poi insomma chiudiamo la parentesi, la società sapeva che Pogba andava via, perché non ci siamo mossi prima? Secondo me Lucas Biglia sarebbe stato perfetto come regista e devo dirti Marco che questo è uno dei nomi che voi tifosi avete indicato di più. Poi ciao, una domanda per Franco, cosa ne pensi del centrocampo soprattutto in ottica Champions? Io adesso devo mandare la pubblicità ma poi ti rispondiamo, quindi restate sintonizzati su Top Line perché torniamo fra un paio di minuti. E rieccoci nuovamente in diretta insieme a voi. Allora Franco, la domanda sul centrocampo era per te. Allora Paolo, ti rispondo come ho risposto parecchie volte, al di là, no, il giorno dopo della chiusura del mercato. Secondo me il centrocampo della Juve è buono ma incompleto, andava completato. Lo sappiamo benissimo, Hernanes era praticamente già a Pegli o a Brignole per firmare con il Genoa e la Juve avrebbe dovuto portare un centrocampista. Così non è stato, io ritengo questa squadra totalmente rinforzata rispetto all'anno scorso, l'unica macchia è questa del centrocampo, però ritengo che con il recupero
importantissimo di Asamoah, poi di Marchisio e ovviamente dello stesso Sturaro di Mandragora, questa sia una Juve che possa dettare legge su tantissimi campi, compresa l'Europa. Detto questo, vediamo cosa accadrà sul campo. C'è anche una voce fuori dal coro, non sono tutti d'accordo con questo riconoscimento a Buffon. Scusate, ma se Buffon è il migliore in chiave Champions, chi l'ha vinta sul serio cos'è, un dio? Non capisco. Se non la si vince non si può essere i migliori. Del resto ognuno la pensa a modo suo. Scusate, adesso... qui si parlava del ruolo, non si parla di chi l'ha però vinta. Però il telespettatore... Con tutto rispetto ci sono portieri che hanno vinto la Champions che voi non ricordate nemmeno. Dukadam dello Steaua di Bucarest. Para rigori, ma non mi sembra che avete sia entrato nella pletora dell'Olimpo. Mi avete fatto inalberare Leonetti che non si arrabbia mai, guarda. No, ma io non mi arrabbio, no. È solamente enfatizzare alcune cose, perché questa me, secondo me, non tiene in considerazione quella che è la Champions, le grandi squadre. Qui Buffon è stato nominato miglior portiere, non significa che la devi vincere per forza, è anche il portiere... Qualche anno fa del Barcellona non mi sembrava proprio un'aquila, mettiamola così. Sentiamo adesso chi è con noi. Pronto? Nel frattempo è andata giù la linea, mi spiace, riprovate a fare il numero, ogni tanto si intasano quando siete in tanti. Tanto noi siamo qui, Fino alle 7, ci alterniamo, arriva Massimo tempo. Tadorni, ci sono altri ospiti, insomma ci siete voi. Tanto c'è molto turnover. C'è molto turnover. Un po' come la Juve di questa sera, non tantissimo, ma un po' di turnover la un Juve po' di turnover ce l'avrà. A proposito di questa sera, insomma abbiamo parlato un po' di chi scenderà in campo, ovviamente insomma c'è già un'idea della formazione. Le attese sono, abbiamo detto, vedere Pjanic, quindi molto probabilmente davanti alla difesa, e secondo me l'attesa maggiore c'è per la coppia lì davanti. E la coppia lì davanti, mi riferisco a Higuain e Dybala, dovrebbe essere, la coppia di attaccanti più forte del mondo. Chiaramente Higuain è partito un po' in ritardo, ha presentato una condizione fisica abbastanza deficitaria. Certamente un professionista avrebbe dovuto presentarsi in condizioni migliori, però il valore di Higuain è indiscusso ed indiscutibile. È un non so se ripeterà quell'esploit, quel numero di gol dello scorso anno, ma è quel centravanti che serviva come il pane alla Juventus, quel centravanti che ti assicura un numero infinito di gol, che c'ha il fiuto del gol, considerando poi che c'è Mandzukic, considerando poi il fatto che c'è Dybala, che c'è Piazza. Beh, io l'attacco della Juventus penso che sia la sicurezza più assoluta, anche se più assoluta non si può dire, la sicurezza assoluta insieme alla difesa. Attenzione, allora Dybala e Higuain secondo me sono una grandissima coppia. Forte del mondo non lo so, io ricorderei solamente Messi, Neymar, Suarez. Possono diventare una coppia stratosferica, e aggiungo veramente un 10 secondi di riflessione. Io sono molto curioso di vedere come sapranno dialogare i due centravanti e soprattutto vedere se Dybala questa sera partirà di nuovo dai 50-60 metri oppure se avrà un'azione più circoscritta attorno all'area. Gioco corto, gioco lungo con i guai. Sognerei proprio l'esperimento, ci sarà sicuramente in futuro, dei due trequartisti dietro una punta. Sì, 4-2-3-1 secondo me è un albero di Natale sicuramente nei pensieri di Max. Che potrebbe scompaginare alla bisogna certi equilibri. Sì. Andiamo avanti ancora con le mail dei nostri telespettatori su Allegri. Sapete molto bene che Allegri tolse Morata a Monaco perché Mandzukic fece casino. Allo stesso modo non ebbe il coraggio di lasciar fuori Pirlo impresentabile a Berlino. Idem Vidal, che rischiò più volte l'espulsione. Questi i limiti di Allegri, altrimenti sarebbe il numero uno al mondo. Cosa ne pensate? Ci chiede Domenico. C'è tutto il tempo per migliorare, secondo me Max Allegri può farlo, lo ha fatto, lo sta facendo e lo farà. Io devo dire la verità, ero scettico sull'arrivo di Allegri illo tempore, proprio perché ora evidentemente eravamo innamorati, non solo tu, e ubriacati di tantissimi. Però ho visto la determinazione di Allegri, ho visto la caratteristica che non guarda in faccia a nessuno quando deve prendere determinate decisioni e che sa anche gestire con equilibrio situazioni difficili.
aver dato fiducia alla squadra l'anno scorso, all'inizio del campionato, quando la Juve versava in una condizione di classifica davvero penosa, beh, questo vuol dire che Allegri è un condottiero. E ripeto, faccio ammenda perché io all'inizio ero molto scettico. E tu fai parte, Luigi, di un gruppo veramente molto, molto nutrito. Quindi andiamo però avanti sul calciomercato. Tu hai fatto il mea culpa, però anche altri l'hanno fatto perché sì. Errare umano. Ma si può anche cambiare idea nella vita. Ci solo gli stolti non cambiano. Assolutamente. Ciro da Salerno, per quanto riguarda il mercato, è mancata solo la famosa ciliegina sulla torta. E a tal proposito vorrei proporre un esempio. Ieri sono andata a una festa di compleanno e la ciliegina sulla torta non c'era, eppure la torta era buona, tanto da non restarvi nemmeno una fettina. Con questo voglio esprimere la mia fiducia verso bravo la società. Ciro. E questo è Ciro. Bravo Ciro, mi piace e la tua mail. Ci sono anche tantissimi messaggi, Flavio e Sonia, che si vogliono tanto bene, sono i Juventini Doc, ci mandano un caro saluto facendoci complimenti, grazie, noi vi risalutiamo. Un abbraccio grande a voi e a tutte le persone che ovviamente ci seguono. Tanti ci scrivono anche soltanto per salutarci. È una bella cosa. Non necessariamente bisogna fare delle domande. È una cosa molto informale tra amici. E avete il merito di rendere il telespettatore protagonista, che non è cosa da poco, lo dico dall'esterno, guardandovi ovviamente dall'altra parte del teleschermo. Perché ovviamente quando non sei qui da Taranto ci mi guardi. Seguo e vi registro, nel senso che quando sono impegnato. Ma il club vi trovate anche la sera per guardare, vi guardate insieme la partita? Ci guardiamo le partite a Torino. A Torino parte, venite qua. Dopodiché andiamo anche, ce le vediamo insieme, è un momento di aggregazione. Molto e volevo bello. Dire facciamo anche una attività per così dire sociale. Nel senso che questa maglietta che vi abbiamo fatto vedere, noi facciamo sul pullman proprio una sorta di pesca, i cui proventi, la cui 5 euro che si mette a disposizione, viene messo, va ovviamente devoluto in beneficenza. Il nostro designer Tommaso Capurso è molto sensibile. Ecco, il calcio per noi è gran bella iniziativa, complimenti. È aggregazione e noi sui nostri pullman della Juventus, dello Juventus Club di Zan, quando c'è qualche grossa partita e c'è qualche altro amico del Milan, dell'Inter, è benvenuto tra noi, perché per noi il calcio è innanzitutto amicizia. Questa è la maglietta che Luigi tra l'altro ha portato alla redazione, la facciamo vedere. Mentre leggo il messaggio di Mario da Rimini che dice, perché insomma ne abbiamo riparlato in base però a quelle che sono state anche le vostre domande, basta piangere dietro Pogba, Matuidi e quelli andati contro il futuro. Mario da Rimini, Mario dici andiamo avanti. Se ti riferisce a noi non piangiamo dietro nessuno, facciamo analisi, l'ho già spiegato. No, non era riferito a noi, è riferito a alcuni messaggi che ho letto che hanno tirato fuori alcuni di nuovo, tifosi, anche il discorso. Allora, questo messaggio parla invece dell'interessamento della Juve per Darmian. Sì, se ne è parlato, ma alla fine di concretezza. E secondo me Darmian non credo proprio. No, arriverà. Ma il telespettatore aspetta Franco che conclude e dice: questo. Indovinate un po' quale altra squadra è piombata sul giocatore dopo il primo approccio bianco-nero. Forza Inda. Ma l'Inter è bravissima a seguire la scia di eventuali interessamenti e acquisti juventini e lo abbiamo visto tutta l'estate. No. Però guardiamo in casa nostra. Mi viene così un'idea. Sulla fascia destra, no? Fermo restando che è tornato Cuadrado, ma Cuadrado in assenza di Daniel Vesh, cioè servirebbe un aver ceduto Liechtenstein avrebbe come dire creato un baluardo, determinato un baluardo difensivo in meno, nel senso che vedere Cuadrado solo come riserva di Daniel Vesh è un po' una no, però l'anno perché scorso Cuadrado è un'ala, un difensivo come Liechtenstein serviva e serve. La questione è questa: sulla fascia destra quest'anno la Juve ha 3 interpreti, Daniel Vesh, Cuadrado e Liechtenstein. L'anno scorso ne aveva solo 2, Liechtenstein e Cuadrado, quindi non voglio dire che c'è un uomo in più, ma sicuramente la fascia destra si è arricchita. Attenzione perché Cuadrado ha imparato a fare molto bene entrambe le fasce. Io credo che la fascia destra non sia assolutamente sguarnita e abbia interpreti di grande qualità, quindi ben vengano. Abbiamo ancora alcuni minuti, volevo continuare ad andare avanti con i vostri messaggi in rassegna. Sono Francesco da Napoli, complimenti per la trasmissione, siete bravissimi, sempre Forza Juve, grazie Francesco. Basta parlare di Hernanes, parliamo dei geni Marotta e Paratici che lo hanno tesserato. Abbiamo già parlato questo l'abbiamo detto, un errore che l'anno scorso purtroppo è stato fatto.
Francesco da Taranto è amico tuo, vogliamo Luigi Abbate ospite fisso a Top Line e saluti e buona partita. Noi lo rinvitiamo quando verrà Torino. Io vi ringrazio, è l'aspetto più bello che voglio sottolineare. Io vi ho conosciuto per, non televisivamente, ma i contatti sono avvenuti attraverso i social e ho notato una disponibilità, un senso di premura, come se vi trovassi in famiglia, e non lo dico per piacere, io come giornalista sono a Taranto, mi conosco, molto critico, ma quando trovo un ambiente davvero familiare, eppure vi posso dire per esperienza diretta, molte volte le redazioni sono covi di serpenti, e trovare un ambiente familiare che mette al centro il telespettatore come protagonista, beh, è un merito che va ascritto a vostro favore. Grazie, prendi Luigi. E portagallo, perché questa è una gran bella. Grazie, cosa, eh? Però sì, la prossima volta ti impegni a portarci qualche specialità pugliese. Allora, mercoledì io sono in poi ci organizzeremo, io sono a Torino per Juventus Siviglia e quindi altri 1400 chilometri o ti fermi direttamente? No, dritto stasera, ritorno e poi riparto. Ma vi dico, quelle 15 ore in pullman, stare insieme, volano, divertirsi, volano, mi rigenerano, certo. Non ho un filo di stanchezza e poi vengo per pullman. Ultimissimi messaggi in questi minuti perché sono tantissimi. Hernanes è una mezza punta, non un regista basso come viene impiegato, per questo non rende, sbaglia troppo. Ciao Gianni, del ruolo Gianni, ne abbiamo parlato. Gianni, che lui in Brasile iniziò proprio facendo il regista basso. Quindi Hernanes ha fatto un po' di tutto. Non è un problema di posizionamento, a parere mio, il problema è di velocità e magari di un briciolo di qualità in più. Buongiorno, personalmente sono contento della cessione di Pogba, c'è anche qualcuno che insomma non lo rimpiange. Non esiste paragone, molto meglio Witzel a parametro zero, anche perché il più forte di João Mario strappagato dai cartolai. D'accordo con te. Ciao amici Gobbi, una domanda, che ne dici di Marco Verratti, Franco, il Buffon a fine carriera? Avrà un posto nella Juve? Qui c'è stata la colpa di Marotta. Per 2 milioni sono quegli errori che si fanno. Per 2 milioni, perché qualcosa in primavera un ragazzo della primavera non accettò, c'era da mettere 2 milioni. Abbiamo perso Verratti. Da quello che mi risulta 3,5, però Verratti era impredicato di venire in Italia, di venire alla Juve. Pregava per andare alla Juve. Sì, perché lui è juventino da sempre. Tra l'altro Verratti ha una clausola rescissoria molto alta, il PSG non lo molla, qualcosa attorno ai 70. Chissà però in futuro. Mai dire mai, però Verratti alla Juve sarebbe stata una gran bella esperienza. Continuano i messaggi su Pogba perché in molti stanno seguendo Manchester United contro Manchester City. Mi sto convincendo che abbiamo fatto un affare da 110 milioni e adesso andiamo a vedere. Sì, però comunque la Juve a quella cifra ha fatto una plusvalenza che probabilmente nel calcio non accadrà mai più, questo va detto. A livello di velocissima base. Rassegna di messaggi. Tra poco Buffone avrà Barzagli e Chiellini dovranno giocare contro i loro figli, sarebbero bravi Marotta e Paratici, ci dice Fabio. Molti di voi ci scrivono che una squadra è troppo vecchia, ne abbiamo parlato. Bene, quindi la Juve che ha vinto l'anno scorso è una Juve che meriterebbe, o soprattutto una difesa che non meriterebbe più di venire schierata in campo. È una difesa che è stata la forza propulsiva di questa nazionale. Vabbè, sono punti di vista, ma c'è Benatiama, insomma. Ancora un messaggio prima di chiudere. Se Allegri inventa Piazza centrocampista offensivo nella posizione di Pogba, complimenti, grazie Angelo da Napoli. E lo abbiamo detto, in allenamento da quello che mi risulta lo sta provando, non è detto che poi l'esperimento vada in porto. Capiremo cosa succederà, però Piazza, a prescindere da dove giocherà, è comunque un grandissimo interprete con una qualità sopraffina e lo scoprirete molto presto in campo. Siamo in chiusura, manca veramente poco, io voglio ringraziare Luigi Abbate per essere stato con noi e lo ritroveremo, l'ha già detto mercoledì, grazie al nostro Franco Leonetti. Grazie a te Carol, è stato un piacere conoscere Luigi, un saluto a tutti, ci vediamo prestissimo qui e per stasera ovviamente servono i 3 punti. Buon pomeriggio e forza Juve. Io vi lascio adesso con il Top Game Juve Sassuolo, poi torna la seconda parte di Qui Studio a voi J Stadium, restate sintonizzati su Top Planet.